Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata degli ultimi arrivi. Vi avevamo promesso che saremmo stati puntuali e infatti siamo in ritardo solo di 2 settimane. Ci scusiamo, ma ho avuto dei problemi con la mia videocamera che registrava, poi andavo a montare e non esistevano i video. È la terza volta che giro questa parte del video, la seconda parte per fortuna si è registrata. E niente ragazzi, volevo cominciare questa puntata ringraziando i The Last of Nerds. Come vedete ci hanno portato la loro maglietta, sono venuti a trovarci quest'estate, volevamo fare un video con loro, non abbiamo avuto il tempo, abbiamo solo questa foto. Sarà per la prossima volta, probabilmente ci vedremo a Lucca. Mi raccomando, iscrivetevi al loro canale, cliccate qui così vi iscrivete al loro canale, seguiteli perché sono molto divertenti e li ringrazio anche perché mi hanno portato un bellissimo regalo, eccolo qua, mi hanno portato un Kinect che a me mancava, il Kinect per 360, li ringrazio tantissimo oltre che per la maglietta soprattutto per il Kinect e cominciamo subito a vedere quali sono gli arrivi oltre al Kinect di questa puntata. Iniziamo con un gioco che è uscito proprio ad agosto, la fine di agosto, sto parlando di Tales of Xillia 2, questa è la Ludger Kreskin Collector's Edition. È successo un finimondo per questa collector perché io l'avevo ordinata, non so come è possibile, si è persa l'ordinazione, vabbè, ho perso l'anticipo di 5 euro, non importa, per fortuna sono riusciti a recuperarmene un'altra, l'ho pagata per intero e vabbè, pazienza. Quindi volevo farvi l'unboxing al day one, sono passati 5-6 giorni in più finché è arrivata, cercherò di farvelo comunque l'unboxing, vedremo nei prossimi giorni e ve lo mostrerò subito perché questa collector è veramente ricca. Magari il gioco non piacerà a tutti, però la collector è bellissima e la consiglio, costa intorno ai 100 euro. Doveva arrivare anche per PlayStation 4 Infamous First Light, però misteriosamente ancora non è arrivato. E poi in questo mese ho fatto un paio di recuperi, soprattutto giochi per PlayStation, ma cominciamo come al solito dalle collector. E non è per PlayStation questa, è una collector per Xbox 360, Sniper 2 Ghost Warrior Collector Edition, eccola qua, che ho recuperato a GameStop a 25 euro, ottimo prezzo, è collector abbastanza ricca. Se la trovate ancora da GameStop con 25 euro ve la consiglio perché il prezzo non è elevato, solo per Xbox, quella PlayStation non sono riuscito a trovarla. Bel gioco, a chi piacciono i giochi di cecchino, perché è molto bello, lo consiglio, abbiamo fatto anche la recensione, l'ha fatto il Mastro Diabolica, andatevela a vedere. Quindi molto consigliato a questo prezzo, e sempre a questo prezzo, sempre da GameStop, ho trovato anche Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Wild of Fire, la versione da collezione con la statuetta di Naruto, piccolina, diciamo alta più o meno così, eccola qua, potete vederla qua dietro. Vedremo se anche di questo riesco a farvi un unboxing, però non ora, io volevo farvi l'unboxing di tutte le collector di Naruto, quando arrivano le altre due che mi mancano, poi magari vi faccio una super mega unboxing di tutto. E anche questa a questo prezzo, 25 euro, consigliato assolutamente. Voglio prendere anche quella per PlayStation 3 con dentro Sasuke, così ce le ho tutte. Bellissimo anche il gioco, l'ho provato e ve lo consiglio perché è molto bello. Anche sta per uscire il nuovo Ultimate Storm Revolution, che è ancora meglio, ho provato la demo e vi consiglio anche quello. E poi ho trovato un bundle, Udraw Game Tablet con il gioco Studio e Sei Subito Artista a 15 euro sempre da GameStop. Mi hanno detto che il tappetino là funziona anche con PC, devo provarlo, non lo so, mi pare strano, comunque se è così va benissimo così, magari potrò usarlo più su PC che qui su PlayStation. Non so se sono usciti altri giochi per PlayStation di Udraw, sicuramente su Wii mi ricordo, ma su PlayStation forse no. Comunque a 15 euro ottimo prezzo, se lo trovate potete prenderlo, magari potrebbe anche essere che vi divertite questo gioco, non lo so, io sicuramente non ci giocherò. E come vi dicevo, ho preso un sacco di giochi per PlayStation 3, cominciamo con quelli nuovi. Ho preso Hunter Edition, Crisis 3 Hunter Edition,
che il nostro Dark Pingo ha trovato incredibilmente a 5 euro da MediaWorks. Tra l'altro in questa Hunted Edition, non nella versione normale, e quindi l'abbiamo preso al volo sia io che Dark Pingo, e anche Vida l'ha preso. Bel gioco, molto bello, uno sparto in prima persona, consigliatissimo a questo prezzo, proprio non fatevelo sfuggire, correte a MediaWorks e andate a prenderlo, perché è davvero davvero ottimo, direi. Poi c'era un'offerta su Play Asia in cui davano tre giochi della serie Atelier a 25 euro tutti e tre. E così ho preso Atelier, Rorona, The Alchemist of Arland, non so adesso in quale ordine preciso vanno. Comunque sono tre giochi di ruolo molto JRPG, diciamo. Mi sembra che è solo in inglese sono. Poi ho preso Atelier Totori, The Adventure of Arland. Non so, ripeto, quale dei tre viene prima, quale è il secondo e quale è il terzo, però nell'offerta c'erano tutti e tre. E infine c'è Atelier Meruru, The Apprentice of Arland, insomma sempre Arland. Anche questo è, non so quale dei tre, ripeto, viene prima. Comunque da Play Asia, non so se è finita l'offerta, 25 tutti e tre, versione PAL europea, ripeto, non mi sembra che ci sia l'italiano tra le lingue, comunque è tutto in inglese. Consigliato agli amanti dei JRPG, un buon affare. Per gli altri lasciate stare, perché non è proprio il massimo di questo genere, forse è meglio Xillia di questo. E poi il nostro amico Chris ha deciso di svendersi la sua collezione di videogiochi horror e mi sono preso alcuni titoli che mi mancavano. Cominciamo con questo che non è horror, però mi mancava, Lost via Domus, il videogame del telefilm. Non è un granché, sconsigliatissimo come gioco, però l'ho preso perché, solamente perché mi mancava, perché lui mi ha fatto un'offerta irripetibile di tutti e cinque i giochi che farò vedere, c'era anche questo e l'ho preso. A me non piace, però vabbè. Invece mi piace molto questo qui, forse il migliore di tra quelli che ho presi, The Walking Dead, il gioco dei Telltale. Questo è l'edizione gioco dell'anno, con tutti gli episodi, più c'è l'episodio 400 giorni. Bellissimo gioco, un'avventura grafica, ve lo consiglio assolutamente se non l'avete mai provato, perché è fatto veramente bene, è preso dal libro, dal fumetto, veramente ottimo. Anche chi ha visto il telefilm piacerà, perché lo segue molto la trama. E io ve lo consiglio assolutamente, un bellissimo gioco. Era in questa offerta, penso che costerà sulle 20-30 euro usato, che questo è usato, me li ha dati lui, ma lui li tiene in maniera maniacale, quindi sono come nuovi. Poi ho preso Resident Evil Operation Raccoon City, sempre in questo lotto che mi ha dato Chris. È uno dei Resident Evil che mi mancava, mi sa che adesso li ho tutti sparsi sulle varie console, magari prenderò qualcuno che mi manca su una console e ce l'ho già sull'altro, vedremo di completare tutta la collezione. Il gioco a me sinceramente non piace molto, è uno sparatutto, non è un horror praticamente, neanche a lui è piaciuto, quindi non lo so, magari agli amanti degli sparatutto online può piacere, tutti gli altri lasciate stare perché non è proprio il massimo. Poi ho preso Dead Island Reptile, non so se chiamarlo DLC di Dead Island, l'episodio che hanno fatto dopo Dead Island, e non è il 2 che sta per uscire. Il gioco non l'ho ancora provato, anche l'1 non l'ho ancora provato, a lui piace tantissimo questo gioco, sembra interessante in prima persona, va provato, non ve lo so dire, però a molti piace, quindi credo che sia consigliato, un bel gioco con gli zombie di sopravvivenza, consigliato a chi piace questo genere di giochi. E infine Silent Hill Homecoming, l'ultimo dei Silent Hill che mi mancava per PlayStation 3, così completo anche i giochi Silent Hill su PlayStation 3 dopo averli completati sul 2. Manca ancora il primo capitolo, devo trovare per PlayStation 1. E poi mi manca quello per Wii, uno dei due che è uscito per Wii. Il gioco, a chi piace Silent Hill, consigliato, perché assolutamente consigliato, i collezionisti di Silent Hill non possono mancare nessuno. Non so, non avendo provato né questo né l'altro, se sono effettivamente belli come sono stati altri capitoli, ma
Comunque, da appassionato Silent Hill, penso che mi piacerà. E poi vi farò sapere se veramente ne vale la pena. Intanto c'è, ci sono tutti, poi li provo e vi faccio sapere. Con questo abbiamo finito i giochi PlayStation 3. Passiamo a Xbox 360. Ho preso Steel Battalion Heavy Armor da giocare appunto col Kinect. Forse è uno dei giochi che sfrutta meglio Kinect, perché voi guidate un robottone e i comandi sono manuali, come se magari fate così e si abbassa il telescopio, fate così e si attivate la leva per camminare, insomma non so quanto sia buono il sistema di controllo, però almeno è veramente interattivo, tipo come se aveste un sistema di controllo reale davanti. E tra l'altro vi ricordo che il primo capitolo uscito su Xbox aveva un joystick gigantesco che costa anche un sacco di soldi e non ho ancora, spero di riuscire a procurarmelo a un prezzo decente, perché ci vogliono sui 400-500 euro. E questo dovrebbe emulare quel mega controllo, vediamo come va, non l'ho ancora provato, vi farò sapere. Sembra interessante, sempre un bel gioco, vediamo quando lo provo com'è. Finalmente ho il Kinect, lo posso provare, finora tutti i giochi con Kinect non li potevo provare. Poi, questo l'ho preso da MediaWorld a 10 euro. Poi sempre da MediaWorld ho preso Killzone Mercenari per PS Vita a 20 euro. Bel gioco, fatto bene per PS Vita, uno sparatutto, e ve lo consiglio perché a me è sembrato molto interessante. Quindi a chi piace la serie Killzone, un capitolo in più, a me, io l'ho giocati tutti, manca solo l'ultimo PlayStation 4, mi gioco anche questo, così me li sono fatti tutti e ve lo consiglio perché è un bel gioco. Sempre da MediaWorld, sempre a 20 euro, infine sempre per PS Vita ho preso Tearaway, il messaggero di carta, dai produttori di Little Big Planet, un action in 3D, quello invece era un platform, quello era tutto basato su peluche, questo è basato sulla carta. Comunque molto interessante, un bel gioco, anche questo ve lo consiglio se avete una PS Vita, un bellissimo gioco veramente. Qualcosa di innovativo, di solito fanno sempre remake, qualcosa di innovativo ogni tanto lo fanno, quindi ve lo consiglio, prendetelo, 20 euro da MediaWorld, poi un buonissimo prezzo. E infine, con i giochi delle console attuali, ho preso Theatrim Final Fantasy, o meglio, ho ordinato il secondo capitolo, la versione da collezione, e mi mancava il primo. Quando c'è stata qui Marion Sama, mi ha fatto una testa così per prenderlo, e uno dei pochi giochi che ho preso a prezzo quasi pieno, 35 euro da GameStop, di solito io sapete li pago massimo 20 euro. Lei poi se l'è giocato, l'ha finito tutto, ha sbloccato quasi tutto, poi è dovuto andare via, sennò secondo me sbloccava completamente il gioco. E io ancora non l'ho provato, però a lei è piaciuto davvero tantissimo, quindi penso che sia un gioco molto divertente, un rhythm games. Lo consiglio agli amanti Final Fantasy perché ci sono tante chicche del mondo di Final Fantasy che piaceranno sicuramente. Lo consiglio anche a coloro che piacciono, a cui piacciono i rhythm games, perché anche per rhythm games è un bel gioco. E io ancora non l'ho provato, prima o poi lo proverò, ormai è già tutto sbloccato, però qualche partitina me la faccio sicuro. Passiamo poi ai retro games. Ho preso per PlayStation 2 Crimson Tears di Capcom, un picchiaduro con la grafica tipo cartone animato, sembra interessante, c'è una signorina seminuda che picchia la gente, quindi sembra molto interessante. Non lo conosco bene questo gioco, però penso che sia un bel gioco, ambientato nel futuro, nel 2049 a Tokyo, da provare, secondo me è un bel gioco. E infine il solito gioco Master System, questo mese è arrivato Aladdin. Bellissima la versione per Mega Drive, questa per Master System un po' meno, però comunque un bellissimo gioco per questa console. Sono usciti praticamente insieme, prodotto questo completamente da Sega, l'altro mi sembra che Disney Interactive l'ha fatto per Virgin, non mi ricordo bene, ma mi sembra che sia così. Lo consiglio a chi ha Master System perché è un bel gioco, anche ripeto se la versione Mega Drive è fatta molto meglio. E infine mi sono preso un paio di action figure, c'erano in offerta le action figure di Assassin's Creed Black Flag, eccole,
molto belle, costavano 15 euro da Amazon questa qui e anche questa, e 15 euro da MediaWorld questa qui. Le ho prese tutte e due, così si fondono insieme e formano una bella statua. Vediamo se vi faccio vedere. Qua dietro c'è l'immagine, se la vedete di sotto, insieme si mettono uno spalla contro l'altro. Belle, a questo prezzo 30 euro tutte e due, bellissime. Tra l'altro una me l'ha regalata Diabolic, che ringrazio. E con questo, ragazzi, concludiamo questa puntata, che non è ricca come la scorsa, però diciamo che c'è stato materiale da vedere. Poi ringrazio di nuovo i The Last of Nerds per il regalo che mi hanno fatto, per essere stati con me. Vi rimando a fine mese per la prossima puntata e seguiteci sempre sul nostro canale con i video di tutti i Copas Games, ognuno ha un sacco di video da caricare. Ok, ragazzi, vi saluto davvero questa volta, alla prossima. Ciao ciao, ragazzi! Took my love and gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from